Un provvedimento che riguarda tutti i cittadini della Lombardia è la limitazione del traffico che scatterà da ottobre, mi sembra, no? Vogliamo un attimino spiegare e ricordare quali sono le modalità e da quando partirà questa limitazione? Sì, noi speriamo adesso di interrompere i termini, in quanto in Commissione ancora non siamo riusciti a partire con l'iter. Abbiamo convocato e indetto le audizioni, è nostra intenzione audire comunque le province tramite Lupi e i sindaci tramite Lanci, quindi prima si partirà da lì, poi audiremo l'assessore. Voi sapete bene che la nostra battaglia, purtroppo è anche qui è una battaglia all'interno della maggioranza, e una nostra battaglia che faremo alla Giunta è quella di inserire le famose deroghe, quindi abbiamo ancora quell'occhio di riguardo che avevamo l'anno scorso relativamente alle macchine d'epoca, relativamente ai pensionati, relativamente a un po' di categorie, insomma un sacco di categorie che secondo noi dovrebbero andare in deroga a queste limitazioni. Le limitazioni, sapete bene, sono quelle limitazioni che fanno sì di contenere l'emissione in atmosfera di materiali inquinanti, soprattutto di CO2, quindi con l'accensione delle caldaie questa viene a aumentare notevolmente e si cerca con altri metodi, con limitazioni, quindi con interventi emergenziali, di contenere queste emissioni. Logicamente la Giunta segue un discorso tecnico, noi cerchiamo di essere più sensibili alle richieste dei nostri cittadini, spero di fare in tempo per dare una risposta positiva a quelle categorie che prima citavo. Quindi non è ancora definitivo che ci saranno queste limitazioni? Sì, beh, la Giunta ha emanato il suo piano, siamo noi che in Commissione dobbiamo correre per far sì che la Giunta abbia modo ulteriormente di studiare le nostre osservazioni.